Ciao a tutti ragazzi e bentornati anche oggi qui nel canale. Oggi siamo in questa bellissima giornata di fine giugno e siamo pronti per raccogliere le patate, perché ragazzi proprio oggi, per un semplice fatto, le piante, come vedete, stanno iniziando a seccare, e quando appunto stanno iniziando a seccare vuol dire che le patate sono pronte. Io adesso razzolando così, vedete, sono pronte ragazzi. Per chi avesse visto le storie su Instagram magari già ha visto che qualche patata l'ho raccolta. Infatti, come vedete, qui non c'è sta niente, ho tolto all'incirca 4-5 kg già di patate da questa striscia fin qua, ed oggi è arrivato proprio il momento di andarle a togliere tutti ragazzi, perché almeno riesco a pulire questo pezzo fino alle zucche e le zucchine, e posso iniziare a mettere mano all'impianto a goccia che avevo iniziato già a fare tempo fa, che ancora non avete visto il video, ma perché non è terminato, e posso terminare appunto il mio impianto a goccia e rendere tutto un po' più ordinato, perché purtroppo è tutto ragazzi disorganizzato qua dentro, perché come ho detto sempre è il primo orto e lo sto cercando di creare, quindi ci vuole tempo anche per immaginarselo. Vabbè, ci mettiamo subito al lavoro e vediamo quante patate tiriamo fuori. Ricordo a tutti quanti che quest'anno ho piantato patate da seme, erano piccole così ragazzi, patate da seme, per un totale di 45 tuberi. 45 tuberi ragazzi, stanno, infatti mi sa che ho esagerato un pochino. Per adesso c'ho solo una cassetta e credo che la riempirò facilmente, ma c'ho anche diverse buste, sacchi e roba per portare via tutto. Ci dobbiamo armare, oltre di tanta pazienza, di una zappetta con la forca così. Perché questa ragazzi? Perché se andate a usare quella lunga c'è il rischio che andate a infilzare le patate, perché magari andate là con forza e può succedere, pure adesso con questa qua può succedere, però cercate di fare molta attenzione. Ora vi inquadro un po' meglio e vi faccio vedere come si tirano fuori le patate. Eccoci qua ragazzi, sono arrivato dove stanno le piante. Allora, adesso questa qui, eccola qua, è la mia pianta di patate, vedete, si è legata bene a tutto e come potete vedere va qui nella terra. Io adesso sposto un po' questo e vado letteralmente a tirare su. Voi direte, Daniele, ti ha fatto solo una patata. Intanto questa la mettiamo da una parte, pure questa qua. Queste qua ragazzi sono quelle là che si lavano bene e poi si fanno con tutta la buccia, quindi non vi fate prende da timore che sono piccole, state tranquilli. Nel frattempo appoggio tutte queste qua, le metto qui da, perché già ci avevo scavato, e adesso vado prima con le mani così, ecco qua raga, guardate i mini tuberi. Io ho piantato praticamente patate così grandi, eccola qua, guarda, se vedete ancora quella là che ho piantato, guardate, e questa la doniamo alle galline. E poi con l'aiuto della appunto forca vado da lontano a tirare su così, ecco qua, vedete, ne fanno una cifra sti mini tuberi, guardate, guardate quanto sono grosse. Poi questa è terra, questa, tanto che ci stiamo, che vi ricordo a tutti quanti il mio terreno è tutta argilla così tipo pongo, e mi metto da qualche parte il link per andare a vedere come l'ho migliorato. E leviamo le patate, ecco qua. Questa ragazzi era solo una pianta di patate, guardate quante ne ha fatte. Questa vedo che ha un buco, queste se le volete vendere ve lo sconsiglio, perché quasi sicuramente c'ha qualche insettino dentro. Quindi che fate voi? La tagliate bene, la pulite da dove c'è sta, se vede proprio la riga dove appunto qualcosa ha scavato, la pulite e va a mangiare voi invece che venderla. Oppure la vendete, fate un po' come vi pare, però sicuramente una patata col buco così è un po' più difficile da vendere. C'era un quadruplo senso, però vabbè. Allora, questa qui ragazzi ha germinato, vedete, staccate il germe così, e poi questa parte verde per essere commestibile deve essere tolta, e continuiamo ragazzi a scavare, fate sempre molta attenzione, e in prossimità, vedete, della pianta tirate su.
Ecco qua. Queste sono tutte patate buone, eccole. Sono piccolette, chiamatele Noelle, chiamatele come vi pare, però sono tutte buone. Ora pensa quanto è strano. Prendete tutte le patate, insomma, quelle più commestibili, il resto poi date le galline, date per a chi vi pare. E poi andate a prendere quest'altra che sono un po' più grandi, guardate. Belle, eh? Allora, in teoria le patate andrebbero raccolte e lasciate così sulla terra. Perché? Ma a mezza giornata, eh? Perché questo? Perché la terra che ci sta sopra, vedete, gli si asciuga addosso e poi facendo così, se sfregandole, si leva, si stacca. Però, raga, io oggi non c'ho tempo e non faccio il produttore di patate soprattutto. E quindi queste qua piccoline, ragazzi, piccole piccole, cercate di toglierle tutte, perché sennò poi vi rigerminano un'altra volta, vedete? Sono tante quelle piccole. Poi andate un po' a scavare così, tirate su e vedete che ci sta. È tipo una caccia al tesoro, solamente che io trovo pure pezzi d'argilla. Queste sono le prime patate del potere. Guardate che spettacolo, ragazzi. Guardate quante, soprattutto. Quelle piccole piccole, così, raga, se riuscite a toglierle bene, io direi galline e via. Ok, qui ho tolto, come avete visto, due piante di patate. Raga, due piante di patate, guardate quante sono. Per carità, questa è un po' toccata, c'è un buchino, però pazienza. Allora, proseguo, me la da fare un po' di strada, insomma. Ecco qua. E mo vado a tirare pure su qua, perché non mi ricordo dove ho scavato, ovviamente, che non ci ho messo nessun segnalino. Allora, qua ho levato tutto. Sembra di sì. Questa, ragazzi, questa erbaccia qui è maledetta, si arrampica attorno alle colture. Mamma mia, è veramente odiosa. Allora, continuiamo da questa parte. Qua attaccato non c'è niente, a parte questa, e leviamo. E ora andiamo piano piano, da lontano la prendiamo e andiamo a detascare. Questa, come ho detto, ha germinato, questa parte verde non è commestibile, tagliatela e mangiate. Allora, ragazzi, devo assolutamente risolve il problema compostaggio, perché ho tolto tutto fino, come vedete, lì alla gocciolante lì. Mi manca solo questa patata e ho finito con quella riga, insomma, cioè con quell'appezzamento. Passerò dopo anche al secondo appezzamento. Siamo arrivati, raga, più o meno a metà delle patate. Più io ricordo a tutti che la scorsa volta ho tolto 5 kg. Niente, togliamo l'ultima e vi faccio vedere quante ne abbiamo fatte. Raga, mi sono dovuto mettere il cappello perché fanno 150 gradi, ovviamente. È in forno ventilato oggi. Ecco. Ovviamente, ragazzi, la maggior parte stanno vicino all'apparato radicale proprio della pianta stessa. Ecco qua, dai, è bello. Oh. Non sarei mai aspettato che qui i mini tuberi andassero così. Ne avevo comprati 3,5 kg, sì. E regà, uno spettacolo, guardate che roba. Ovviamente, per chi dovesse pensare no, perché le patate non si raccolgono sto periodo, devi aspettare che si seccano di più, eccetera eccetera. Ragazzi, io qua dentro ho le talpe. E quindi o mi sbrigo a levarle, i tuberi, le cipolle, tutta sta roba, oppure purtroppo mi sa mangiare le talpe. Ne ho trovate alcune delle patate un po' smangiucchiate, però vabbè, ne ho messe talmente tante. Guardate questa che bestia, dicevo, ragazzi, ne ho messo talmente tante delle patate che una se la poteva pure mangiare la talpa. Il problema è che non è che se ne prende una e se la mangia e mozzica tutte. Guardate, questa qua smangiucchiava tutta, oh. Sta andando sotto le galline. Allora, ragazzi, ho terminato la metà delle patate, le raccoglio, ovviamente. E eccole qui, ve le faccio vedere. Aspetta, sono tutto sporco.
Eccole. Queste, ragazzi, sono metà del raccolto, più 5 kg che già ho tolte. Allora, le poggiamo qua. Messe via le patate, ragazzi, adesso andiamo a raccogliere l'altra metà, così da liberarmi tutto questo posto e sistemare questo impianto a goccia che, raga, è fatto proprio provvisorio e lo vorrei fare definitivo stavolta, perché l'occorrente mi è arrivato tutto quanto e vorrei metterci mano, anche perché da quest'altra parte c'ho i pomodori, mo' estate, se poco a poco vado, diciamo, 2 giorni fuori, vorrei sistemare appunto l'irrigazione automatica, eccetera eccetera. Vabbè, questo lo vedremo in un prossimo video. Adesso vediamo le altre patate. Ecco qua il risultato, ragazzi, sono tutte queste. Come vedete, ho tolto tutto, ho dato pure una livellata con rastrello, vedete, ho pulito tutto quanto qua, così che adesso posso dedicarmi a sistemare questo impianto a goccia. Guardate qua che foresta, ragazzi, delle zucchine. Però c'è anche delle belle zucche, guardate. Yeah. Comunque, ragazzi, le patate sono queste, adesso le ho lasciate qua giusto per restare un pochino al sole, per poi farle appunto asciugare un po', tipo questa qua, ragazzi, guardate, è proprio bagnata, vedi? Adesso questa qui magari gli do un attimo un'impanata nella terra, così si asciuga, così, eccola, e la metto in cima magari qui per far sì che si asciuga. Una volta state così una mezza giornata, raga, queste le possiamo portare via. Mi sono portato lì giù in fondo una busta di quelle là, dure, quelle per fare la spesa, insomma, e le porto tutte via e le vado a pesare a casa. Eccoci qua, ragazzi, stamattina, perché ieri sera ho portato tutte quante le patate, come vedete, un bustone pieno, ecco qua, e una cassetta, perché, ragazzi, già questa divisione, tipo, ho fatto anche una bustina, eccola qua. Queste qua sono tutte patatine, vedete, sono patate tipo così, eccole qua. Queste qua appunto sono quelle che tutti noi le puliamo bene bene e poi le mettiamo direttamente al forno senza sbocciarle. Quindi eccole. Queste altre invece sono patate, diciamo, un po' più, io direi bruttine, però vabbè, ci sono quelle con la parte verde, ci stanno quelle là che magari hanno un buchetto, insomma, sono quelle là da selezionare un attimo, quindi da farci un po' più attenzione, quindi tra virgolette non sono buone per la vendita, per quanto mi riguarda, se le dovete vendere. Mentre qui io già ho fatto, questa è una delle 4 buste che già ho consegnato nel ritorno fino a casa. Che vuol dire? Queste qua è semplicemente una busta di patate, una busta l'ho data, che ne so, ai miei genitori, una busta l'ho data a un amico, un'altra busta l'ho già venduta, insomma, so già buste, e questa qui è la 4ª che ora andiamo a pesare, perché più o meno l'ho fatta tutte quante uguali. Detto ciò, ragazzi, andiamo a prendere la bilancia che io utilizzo, questa qui, segna fino a 5 kg. Lo so, ragazzi, sarebbe meglio prendere una di quelle là a tiro, così ci regalo direttamente la busta e avevo fatto, però purtroppo c'ho questa ancora. Quindi adesso che facciamo? Andiamo a pesarle piano piano, quindi le prendiamo da qui, dalla busta, le mettiamo sulla bilancia, le pesiamo e poi le andiamo a mettere in queste cassette di legno, dopodiché verranno stoccate, verranno vendute, insomma, quello che ci sta. L'unica cosa, ragazzi, che a me serve un appoggio, quindi utilizzo questa pentola qui, eccola qua, ora la setto, magari metto anche una zeppa. Eccola qua, ragazzi, settata la mia bilancia a zero, adesso posso andare a pesare direttamente le patatine. Le patatine sono di 500 grammi, quindi mezzo chilo di patatine, e lo vado a mettere qua. Le tengo in busta, ragazzi, perché sennò se si spostano. Qui torniamo ovviamente ai vecchi metodi, quindi andiamo a scrivere 500, 0,5 kg, no, 500, sennò si impicciamo. E ragazzi, piano piano che vado a pesare, mi appunto quant'è, poi faccio le somme. Adesso vado a pesare una delle buste che ho fatto, e circa, ragazzi, le moltiplico semplicemente per 4, quindi questa è una. Sono 1 kg di patate, per 4, sono 4 kg di patate. E le metto via così. Bene, adesso posso andare a pesare tutte quest'altre.
Queste sono le patate invece della cassetta che andiamo a pesare. Sono 4,2 kg. Ovviamente raga, queste le metto in cassetta e le metto qua da parte, le metto di qua. Adesso andiamo con le altre. Ok, 4,8 kg. Così facciamo i conti pure pari, eh? E le mettiamo dentro le cassette. Altri 4,5 kg. Se trovate della terra attaccata, raga, levate, perché tende a far marcire le patate. Infatti questa operazione anche di gettarle dentro un'altra cassetta, di buttarle così, fa sì che quella poca terra che c'hanno addosso si stacchi, che è meglio. Questa è la patatina fortunata, è quella a forma di cuore, eccola qua. La mettiamo da parte. Questi sono 5 kg. Questi dovrebbero essere altri 3-4 kg. Terminato, questa qua è la terra che vado a buttare. Ed ecco qua ragazzi, gli altri 3 kg. Segno 3 kg. E adesso faccio questa qui, non l'ho contata, La metto qui. 50 grammi di patate. Allora, vado a fare le somme. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 24, 25, 26. Ragazzi, sono 26 kg di patate. Non male, eh? 26 kg di patate, ragazzi, diciamo che con quello che ho piantato, che erano praticamente mini tuberi, erano di questa grandezza, io ho piantato 45 mini tuberi così. Raga, erano in totale, ho comprato il sacchetto da 3 kg di patate, l'ho pagato credo 6 euro, e io metà di quelle patate non le ho usate, perché erano molto di più di 45, quindi io di quel sacchetto ne ho presi 45 di mini tuberi, e le ho piantate, ma di questi 45, ragazzi, le altre 45, se erano metà circa, le ho tipo regalate al vicino, che ho detto, ma le devi fare patate? Mi ha detto sì, io gli ho donato sto pacco. Quindi teoricamente io ho 3 euro dei mini tuberi, anche fatti a cuore a volte, e ho piantato 45 appunto tuberi. E il risultato è proprio questo, ragazzi, 26 kg di patate. Non male, raga, non male. Vi ricordo il primo anno che feci le patate qui invece a Roma, piantai le patate quelle sotto il lavello. Ho preso patate così per circa 8, ripeto 8 di numero di patate, e tirai fuori 17 kg e mezzo di patate. Fermo restando, ragazzi, che qui le patate le ho, diciamo, più coccolate, le ho rincalzate bene, e gli ho dato, no, nessun trattamento, gli ho dato l'acqua come si doveva, mentre io al podere non l'ho potuto fare questo discorso, perché annaffiavo tutto quanto per via dell'impianto che ancora è da terminare. Quindi ragazzi, per come sono andate le cose, direi che 26 kg di patate non so affatto male, sicuramente le devo dar via perché sono anche troppe, voglio dire. So troppe, perché raga, 26 kg, ma chi se ne mangia le patate?
Ragazzi, il video termina qui, io e i miei 26 kg di patate vi salutiamo. Vi invito sempre a tutti a iscrivervi al canale, un mi piace è sempre gradito ragazzi. Vi ho fatto vedere in questo video che anche le patate in quel terreno argilloso così si possono fare. Ovviamente migliorandolo, vi metto qua sopra il link di come migliorare appunto il terreno argilloso come appunto l'ho fatto io. Un saluto a tutti, alla prossima, ciao!